Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque sette fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo, e così tutti e sette morirono, senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque alla risurrezione di chi sarà moglie, poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie? Gesù rispose loro: I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelle che sono giudicate degne della vita futura e della risurrezione dei morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Dissero allora alcuni scribi: Maestro, hai parlato bene, e non osavano più rivolgergli alcuna domanda. Dio non è dei morti ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. L'assurdo caso che i sadducei presentano a Gesù per smentire la fede nella risurrezione ha almeno ottenuto il risultato di donarci una parola straordinaria. In un raffinato e per molti versi incomprensibile scontro teologico, Gesù, che dimostra di conoscere molto bene la Scrittura, parla della teofania di Dio a Mosè, quando il Dio dei patriarchi li cita al presente, non al futuro, lasciando intendere che sono vivi e vegeti e confermando così la solidità della fede nella sopravvivenza negata dai sadducei. Il nostro è un Dio dei vivi, non dei morti. Spiegatelo a quei tali, ancora tanti nei nostri paesi, che entrano in chiesa solo per i funerali, o ai giovani che, complice anche qualche cristiano irrigidito e stanco, pensano che la fede sia una cosa che riguarda gli ultra ottantenni. Il nostro è un Dio vivo, che agisce, interviene, irrompe nella storia, anche nella nostra piccola storia, per indirizzarla verso la pienezza. E noi viviamo in Lui. La vita che portiamo nel cuore, il desiderio di felicità e di bene, l'anelito e la pienezza sono suo dono. Viviamo da vivi. Buona giornata. Dio vi benedica per intercessione della Vergine Maria, di cui oggi ne celebriamo la presentazione della Vergine al Tempio.